Bentornati amici di Billboard Italia della Milano Music Week. Ci troviamo negli spazi di un noto club milanese, Rocket Milano. Parleremo oggi in particolare delle classifiche che fanno parte veramente della nostra storia e lo faremo con dei contributi che abbiamo registrato di tre figure importanti sia della musica che dell'entertainment. Avremo i contributi infatti di Enzo Mazza, che è il presidente della Federazione Musicale Italiana, da New York, dalla nostra casa madre, di Silvio Pietrolongo, che per Billboard USA ricopre il ruolo di Senior Vice President delle classifiche dello sviluppo data. E infine Andrea Fabiano, Vice President Entertainment Team. Parliamo di classifiche. La cosa curiosa è che le classifiche, nella loro concezione, nella loro essenza, è qualcosa di che è rimasto imperturbabile negli anni. Pensate che sono la nostra fortuna, la nostra storia per Billboard USA e Billboard Italia. La prima classifica è stata pubblicata nel gennaio del 1936. Però le classifiche si sono sapute adattare negli anni, nei decenni, sia alle innovazioni della musica. Pensate oggi, ad esempio, che nelle classifiche charts americane ci sono ben 20 generi di musica diversi, dal Christian al K-pop, e anche alle innovazioni invece tecnologiche, da 78 giri degli anni 20 e 30 alle innovazioni della tecnologia arrivate con lo streaming e la tempesta avvenuta con Napster. E partiamo con i nostri primi contributi. Il primo nostro referente è Enzo Mazza, il presidente di FIMI, al quale abbiamo chiesto lo stato della musica italiana attuale in questo 2020, un anno, il primo anno segnato dal Covid. Ma come possiamo immaginare, lo stato dell'industria musicale, più in generale della musica in questo momento in tutto il mondo, è di grande sofferenza e soprattutto legato al tema del live, al tema degli eventi dal vivo, dello spettacolo dal vivo, che chiaramente da marzo sono entrati in crisi. Il lockdown iniziale, che è stato particolarmente forte nel nostro paese, ma anche in altri stati del mondo, ha naturalmente portato all'annullamento dei grandi eventi e poi anche dei piccoli concerti. C'è stata una fase in cui anche nel nostro paese concerti con pubblico ridotto, quindi 200 persone al chiuso, 1000 persone all'aperto, si sono potuti svolgere, ma poi proprio di recente con i nuovi decreti si è bloccata qualsiasi attività di spettacolo. Questo è un aspetto molto rilevante, perché non solo ha colpito le imprese e i settori che si occupano di spettacoli dal vivo e di concerti, ma un'intera filiera di lavoratori che si è trovata dalla sera al mattino sostanzialmente senza la propria attività, quindi blocchi sul piano delle attività dal vivo hanno significato il fermo di migliaia di lavoratori, di migliaia di professionisti, e con conseguenze sia economiche, perché poi queste conseguenze hanno avuto anche riflessi, per esempio, sui ricavi da diritti d'autore, sui ricavi dai diritti connessi, e chiaramente il sistema di bigliettazione è entrato in crisi, e quindi l'intera struttura della musica dal vivo oggi è in una sofferenza molto, molto significativa. Dall'altra parte abbiamo invece l'andamento del settore discografico, che ovviamente grazie alle tecnologie, grazie all'innovazione che in questi anni ha accompagnato la trasformazione del settore, ha potuto muoversi con aspetti meno complessi, anche se ovviamente risente dell'intero quadro generale. Pensiamo alla vendita di dischi fisici, pensiamo al calo di vendite di CD e di vinili per la chiusura di negozio, per la limitazione comunque agli eventi anche di presentazione dei dischi, ma dall'altra parte lo streaming ha continuato a crescere e ha trascinato il mercato anche in questi primi sei mesi, addirittura nei primi nove mesi dell'anno, sia a livello italiano che a livello internazionale. Il modello streaming è stato in grado di garantire un rapporto tra artisti e fan, sia dal punto di vista della commercializzazione di musica nuova, perché comunque le produzioni sono state immesse sul mercato, anche se soltanto digitalmente, e hanno raggiunto i fan di musica, e dall'altra parte anche grazie al contatto che è avvenuto per esempio con le performance in streaming su canali come Instagram o alcune iniziative sul fronte del live streaming. Certamente ora ci troviamo di fronte a una situazione che
dobbiamo monitorare con grande attenzione nel 2021. Tutti si augurano una ripresa degli spettacoli dal vivo, dall'altra parte la produzione discografica è in procinto di uscire con le produzioni natalizie, quindi anche questo sarà un po' una cartina di tornasole sull'andamento del mercato discografico, però c'è una cosa da dire, questi settori sono fortemente interconnessi, quindi è impensabile immaginare che uno dei settori possa garantire quei ricavi e quel successo e quella sostenibilità dal punto di vista economico a un'intera filiera. E su questo dobbiamo ragionare, dobbiamo immaginare che è necessaria una ripresa nei primi mesi del prossimo anno. La seconda domanda che abbiamo fatto al dottor Mazza è riguardo a quanto abbia importanza oggi nel mercato italiano le classifiche. Nota da giornalista di Billboard, notiamo spesso ripetersi nei comunicati stampa delle major, delle case discografiche, un'enfasi molto forte nei confronti della posizione eventuale in classifica del brano che stanno proponendo del lancio del prodotto. Quindi immaginiamo un'enorme importanza. Le classifiche rimangono uno degli elementi fondanti dell'intero mercato discografico. Le classifiche rappresentano il successo di vendite o il successo di popolarità di un artista o di una registrazione, di un album, di un singolo. In particolare in questo momento nel quale le classifiche sono costruite tramite diversi canali, pensiamo al canale del fisico, al canale dello streaming, al canale del download, danno esattamente l'immagine di quello che sono i consumi. La classifica sostanzialmente rappresenta questo, rappresenta il modello di consumo che oggi va per la maggiore all'interno di un mercato. Nel caso del mercato italiano, dove FIMI dal 1995 gestisce le classifiche con diversi fornitori, l'ultimo appunto la classifica FIMI GFK, così come è nota Top of the Music, ha costruito un modello che negli anni ha avuto una sua evoluzione. Siamo partiti chiaramente dalle vendite dei dischi fisici per arrivare al download, all'introduzione del digitale, per arrivare oggi allo streaming che rappresenta l'ultima evoluzione di questo settore. Tra l'altro, i tre modelli vengono uniti in un'unica classifica che con particolari percentuali, con particolari elementi di analisi che vengono fatti dalla società che compila i dati, consentono di costruire un modello che rappresenta le diverse tipologie di consumo e quindi anche l'interesse dei consumatori. Le classifiche non sono l'unico strumento di misurazione del successo, ma alle classifiche sono collegate anche le certificazioni, quindi dischi d'oro e di platino, che anche questi rappresentano un importante momento di affermazione di un artista o di una registrazione che ha raggiunto un successo. Il terzo contributo è proprio riguardo a questa notizia con la quale abbiamo lanciato questo nostro talk. È proprio sulla Global 200. Che importanza può avere una Global 200 nel mercato italiano, se può influenzarlo, e quanto appeal ha nei confronti degli utenti del nostro paese? Ma una classifica globale è sicuramente uno strumento interessante per misurare qualcosa che oggi è per definizione globale. Lo streaming è un modello di consumo che va chiaramente oltre le frontiere perché è un modello che rappresenta la possibilità di raggiungere moltissimi mercati. Quindi artisti da qualunque paese sono in grado di raggiungere successo sostanzialmente a livello globale proprio grazie a queste tecnologie che non hanno più le frontiere che c'erano quando si aveva solo un prodotto fisico e quindi distribuito all'interno di un solo stato. Questa novità, cioè disporre di un sistema di misurazione che a livello globale possa dare la misurazione del successo di un artista, è sicuramente uno strumento che potrebbe interessare anche artisti locali come artisti italiani che cominciano ad avere una dimensione globale grazie proprio allo streaming. Penso a tanti talenti nuovi delle nuove generazioni di artisti che oggi fanno collaborazioni a livello internazionale con altri artisti e che sicuramente avranno l'opportunità di entrare anche in queste classifiche globali, diventando quindi un protagonista di quello che è il mercato dello streaming musicale a livello internazionale. Ed abbiamo anche un contributo direttamente alla nostra casa madre, dal Senior Vice President delle Charts, Silvio Petrolongo.
a lui abbiamo chiesto in pratica di raccontarci un po' come nascono queste classifiche. Ciao, sono Silvio Pietrolongo, Senior Vice President of Charts and Data Development for Billboard. Sono davvero onorato di unirmi a voi oggi. Billboard was very excited to launch two global songs charts in September: the Billboard Global 200, which includes all territories, including the US, and a chart called Billboard Global, excluding US, which does not have the United States. Billboard and MRC Data have been discussing the idea of global charts with the industry and data providers for more than 2 years. We really began making significant progress over the last 12 months, gaining acceptance from digital services and arriving at a methodology that the industry could support. We decided to launch two charts since one of the goals for this project was to expose people to music from multiple territories. So having each chart go 200 titles deep and also presenting a view of titles excluding the United States was of great importance to us. Our hope is that the power of Billboard and MRC Data will bring overdue exposure and recognition for acts from multiple territories. The chart rankings are based on a weighted formula incorporating official-only streams of both subscription and ad-supported tiers of leading audio and video music services, plus download sales from top music retailers across the globe. Our initial path to launch involved working with the streaming services that have a global presence, such as Apple, Spotify, YouTube, Tidal, among others. With their inclusion, we have over 200 territories represented in the ranking, including India and a good portion of the Asian market. Getting additional local or regional services that would be willing to share data is our current priority. We firmly believe that the launch of the chart will push many of these services to contribute to the global charts to better reflect the success of their homegrown acts and the power of their services. The charts are a reflection of what music fans are consuming. The international representation on the US-based Billboard 100 has increased over the past couple of years because of how music is distributed globally via streaming services, with fans having unlimited access to music from all over the world. What the global charts do is help expose and celebrate those who are global superstars and are providing opportunities for these acts to expand their fan base far beyond language and geography. In the last 2 months, we've had acts from nearly 40 countries reach the charts. Leading the way are acts from Europe, South America, and Asia, among others. So we are very proud to lead the way into the global music market with these brand new charts. We hope you enjoy them, and we encourage you to reach out with any questions you may have as the charts continue to grow. Thank you for your time, and again, it was a pleasure being with you today. Ciao. Curiosità, ma anche una notizia. Presto le classifiche di genere di Billboard Italia saranno presenti su una piattaforma che gioca un ruolo importante nel panorama della musica in streaming, ovvero Team Music. A tal proposito, abbiamo chiesto ad Andrea Fabiano di Team di darci un suo contributo. Ecco che cosa ci ha detto. Ciao Tommaso, grazie a te e grazie a tutta Billboard Italia per l'invito e per questa opportunità. Siamo davvero contenti di aver avviato con voi una partnership per la gestione editoriale del servizio Team Music, una partnership che ha già dato i suoi primi frutti e ne sta per dare un altro a cui teniamo particolarmente, in quanto stanno per sbarcare su Team Music le gloriose, le mitiche classifiche di genere Billboard Italia, a cominciare da quella dedicata alla musica italiana. Perché la musica italiana? Perché è vero, sul mercato ci sono tante possibilità, tante soluzioni per poter fruire della musica, di tutta la musica, e Team Music è una di queste. Ma quello che noi possiamo mettere in campo, quello su cui noi stiamo cercando di costruire una differenza e una unicità
che possa essere, mi auguro, premiata dall'industria e dai clienti, è proprio questa capacità di lavorare sulla musica italiana, di lavorare a stretto contatto con gli artisti italiani di ogni genere e di ogni generazione, di poter lavorare con le case discografiche, con tutte le professionalità che appunto contribuiscono alla produzione artistica dei nostri artisti. Artisti che sono i più apprezzati nel nostro mondo. Se prendiamo i dati delle fruizioni sulla nostra piattaforma, viene grosso modo fuori che il 70% delle fruizioni ha sempre a che fare con la musica italiana. Quindi si tratta di un qualcosa per noi di vitale, non solo per l'esistenza stessa del servizio, ma soprattutto per il suo futuro, per il suo percorso futuro. Vi ringrazio ancora e vi auguro buon lavoro e saluto tutti, in particolare il Presidente Enzo Mazza. Buon lavoro a tutti. Siamo arrivati alla conclusione di questo appuntamento. Ovviamente ringraziamo Enzo Mazza, Silvio Pietrolongo, Andrea Fabiano, il Rocket Milano che ci ha accolto, la Milano Music Week. L'appuntamento alla prossima con Billboard Italia. Io sono Tommaso Toma.